Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno di sabato 10 dicembre 2022. La colletta di oggi, molto interessante, ci dice: sorga nei nostri cuori lo splendore della tua gloria, perché vinta ogni oscurità della notte, la venuta del tuo figlio unigenito manifesti al mondo che siamo figli della luce. Siamo figli della luce. Dobbiamo imparare a parlare in un modo solo, a non aver nessun tipo di paura, perché siamo figli della luce. Le letture, guardate un po' cosa ci propongono. Questo testo di Siracide, siamo all'interno dell'elogio dei padri, si soffermerà su Elia profeta e dice che sorse Elia come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola, elementi che ritroveremo nell'annuncio di Giovanni il Battista in Luca 1. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo ridusse a pochi, ci racconta ovviamente alcuni episodi della vita del profeta. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore dei padri verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri. Non solo sei stato assunto con un carro di fuoco, ma tornerai ovviamente per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio. Sono le parole che sono citate dall'Arcangelo Gabriele per annunciare proprio Giovanni il Battista. È l'Elia che deve venire, questo anche all'interno della tradizione ebraica, il ritorno di Elia, vi ricordate sotto la croce, Elia, Elia, lema sabachthani, senti, chiama Elia, no? Quindi c'è poi anche nei racconti della cena pasquale ebraica, c'è il riferimento a Elia. Gesù però spiegherà questa cosa ai suoi discepoli e noi abbiamo il Vangelo, ma prima lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Allora compresero i discepoli che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Sì, parlava proprio di Giovanni il Battista. Siamo dopo la trasfigurazione e c'è una domanda che gli viene fatta. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? C'è questa cosa, no, che continua. E Gesù dice: Elia è venuto e ristabilirà ogni cosa. Ma non l'hanno riconosciuto, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così il figlio dell'uomo dovrà soffrire per mano loro. Ecco perché compresero che parlava di Giovanni il Battista. Dobbiamo assumere tre cose da questo Vangelo molto importanti. Prima di tutto l'elemento didascalico, didattico di Gesù che spiega ai suoi discepoli, ma a seguito di una domanda. La domanda nasce sempre quando si cominciano a chiarire nella mente alcune cose e quella giusta curiosità ci porta a mettere insieme cose che ancora non abbiamo compreso. Secondo elemento, Gesù non dà tutta la risposta, ma dà una risposta comprensibile, ma in ordine al fatto a quello che loro dovranno comprendere. Anche il figlio dell'uomo sarà trattato così. E poi piano piano la loro comprensione, capirono che parlava di Giovanni il Battista. È nel rapporto del maestro, un rapporto che nasce da desiderio, curiosità, che c'è un cammino, perché si mettono in moto anche le domande profonde. Ma come mai gli scribi dicono questo?
E qui dobbiamo vedere un pochino la fotografia di quello che ci abbiamo dentro. Perché se le domande di Gesù nella nostra vita non ci mettono mai in moto, ce le dobbiamo fare delle domande un po' più serie. Perché dobbiamo comprendere quale sia il ruolo di Gesù nella nostra vita. Nello stesso tempo rendiamoci conto che qualche volta può succedere anche a noi di non renderci conto dell'intervento di Dio nella nostra vita e purtroppo fare come gli scrivi, trattarlo un po' come vogliamo. Sono elementi che dobbiamo tener di conto perché sono importanti, sono decisivi. Un'indicazione concreta? Impariamo ogni giorno, piano piano, a valutare la nostra vita secondo i criteri che il Signore ci chiede e non aver paura di affrontare anche situazioni che magari ci possono mettere in difficoltà. Come la colletta dice, perché vinta ogni oscurità della notte, la venuta del tuo figlio manifesti al mondo che siamo figli della luce e dobbiamo vivere da figli della luce. Ho finito anche oggi, vi ricordo che alle ore 10 è in uscita il domenicale in formato extra large che vi presenterà, ci presenterà la terza domenica di Avvento. Vi ringrazio, vi chiedo un sostegno a questo canale, a questa rubrica, al nostro lavoro perché ovviamente lo facciamo con passione, lo facciamo per voi e perché crediamo che la diffusione della parola di Dio a tutti i livelli porti quel seme di vita che moltiplichi la lode al Signore e soprattutto sia foriero di un mondo di pace, perché soltanto scoprendo il principe della pace possiamo davvero trovare pacificazione nei nostri cuori e tra di noi. Ho finito allora, vi auguro una buona domenica, ci vediamo lunedì.